Buongiorno a tutti, oggi parliamo dei prodotti finiti del mese di ottobre e ho questo ciuffo che non vuole stare da nessuna parte, quindi partiamo subito prima che io me lo strappi. Allora, ho terminato a livello di viso tre prodotti e sono due tonici, uno me l'ero portato in vacanza quest'estate e l'avevo già iniziato, si tratta della Mist Brune de la Reine de Hongrie. Mist, la bruma della regina di Ungheria di Omrovica. Adesso io non ricordo se questa era la mini taglia trovata nel calendario dell'avvento di Look Fantastic o meno, perché in realtà me ne sono comprata anche un paio di altri pezzi, quindi però potrebbe essere perché questa è piccolina da 30. Io l'ho amata, mi piace tantissimo, ha una profumazione molto delicata di miele e lascia proprio una sensazione di freschezza e di morbidezza sulla pelle. L'ho utilizzata sempre come tonico. Ma si può spruzzare, visto la vaporizzazione particolare che ha, anche sopra il trucco per rinfrescare o per reidratare. Veramente un prodotto ottimo che consiglio sempre molto volentieri. Ma a livello di mist, è scattato l'amore anche con un altro tipo di prodotto. Sto parlando del tonico mist di Domus La Toscana. Questi sono relativamente nuovi, sono usciti me da meno di un anno. Forse sono usciti questa primavera, non mi ricordo più, vabbè, comunque. E io ho scelto quello della linea Sensolift per pelle sensibile perché ultimamente, ve l'ho già detto, quando inizia a venire il freddo mi vengono delle zone un pochino più secche. Se sgrasso troppo, ho proprio quasi degli sfoghi di puntini sotto pelle, brufoletti particolarmente insopportabili, quindi ho preferito scegliere tra le quattro versioni che esistono, quella un pochino più lenitiva e sfiammante, e devo dire che mi è piaciuta moltissimo, utilizzata sia come tonico ma anche appunto come rinfrescante sopra il trucco durante la giornata. E devo dire che ha uno dei nebulizzatori, anzi se non il nebulizzatore migliore che io abbia mai provato in un prodotto di questo tipo, perché non spruzza, ma vaporizza proprio, quindi sembra proprio di avere una nebbiolina di prodotto che arriva sul viso in maniera molto delicata. È favoloso, quindi però tutte devo dire, io ho provato anche quella Sebo Lift col tester in negozio e anche quella, forse la Illumino Lift, non mi ricordo più. Sono tutte buone, quindi la profumazione è un pochino erbacea, però comunque molto gradevole, super promossa. Un altro prodotto che ho utilizzato negli scorsi mesi e anche un pochino in vacanza, che ho terminato, è questa crema viso effetto lifting ai peptidi vegetali potenziata con acido ialuronico di Bios. Questa mi era stata omaggiata ancora mesi fa dall'azienda quando stavo valutando l'inserimento della linea in negozio, inserimento che poi è avvenuto con successo. È un prodotto che io ho utilizzato come crema notte per un piuttosto lungo periodo, devo dire, perché me ne bastava proprio pochina e mi è piaciuta perché ha una buona profumazione, si stende bene, è piuttosto corposa, quindi per il mio tipo di pelle non la userei di giorno, ma per una pelle più secca potrebbe essere adattissima anche come utilizzo giorno-notte. Io ecco, a livello di lifting non è che ho notato grandi miglioramenti, perché devo dire che la faccia mi regge ancora abbastanza bene, quindi quando i prodotti si definiscono lifting o filler, sì, cioè vedo se la pelle è bella idratata, vedo se è bella tonica, però per ora reggo ancora, quindi non sono un tester affidabile in questo, però come crema da notte mi è piaciuta e l'ho utilizzata volentieri. Sempre a livello di prodotti viso, ma trucco, ho terminato l'ennesima confezione di Cipria Hollywood di Neve Cosmetics, che mi piace sempre moltissimo perché è molto sottile, fissa bene il trucco, dà una sensazione di pelle molto levigata e assorbe bene l'eccesso di sebo senza seccare eccessivamente. Quindi questa rimane la mia cipria preferita di sempre, non so quante confezioni. Ho perso il conto delle confezioni terminate nel corso degli ultimi anni, perché è proprio una delle, non una, credo che sia proprio la mia preferita in assoluto. Per quello che riguarda il corpo, invece, ho terminato e ho anche distrutto, non so bene come, questo bagno doccia rigenerante della linea Arangara, questo è quello limone pesca. In passato penso di avervi già parlato della linea limone pesca.
di Arangara, boh, credo di sì, non mi ricordo per che cosa, se ancora per il bagno doccia o per lo scrub forse. E, Arangara è una linea bio, non direi proprio di lusso, però insomma di fascia medio-alta, e, che produce delle linee profumate veramente, veramente interessanti. Devo dire che ho il rimpianto che il negozio da me non sia andata, non abbia attirato granché l'attenzione, quindi adesso non la tratto più, però per me è un dispiacere perché è una linea che a me piace molto, quindi la consiglio sempre volentieri se la volete provare. E le loro linee profumate sono particolarmente ben riuscite perché hanno delle profumazioni molto naturali, però molto gradevoli e che si sentono, quindi non particolarmente neutre, però neanche super invadenti. In particolare la profumazione limone pesca è la mia preferita e questo bagno doccia fa quello che deve fare. Lava bene, non è troppo aggressivo, profuma senza essere invadente e l'ho trovato un prodotto piacevole, quindi lo consiglio sempre volentieri. Per finire, ho solo questi, sì, non c'è più niente, tre maschere in tessuto. Come vi dicevo, è un periodo in cui ho delle zone un po' più secche di pelle e anche un po' più squamate, ho ogni tanto degli sfoghi che sembrano quasi delle piccole dermatiti, quindi ho utilizzato delle maschere un po' riparatrici, un po' lenitive, un po' idratanti, addirittura questa era nutriente. Quindi partiamo da Flower Fusion di Origins, questa qui era una maschera nutriente con c'è qualcosa di interessante dietro, dentro il coriandolo, Madonna quanto lo odio. Lime, limone, rosa damascena, vaniglia, olio di ricino. Sì, questi mi sembra che siano gli ingredienti principali e devo dire che però non mi ha fatto impazzire, non ho dei grandissimi ricordi, la profumazione è un po' troppo erbosa per i miei gusti e sì, pelle nutrita, però forse un pelino troppo, forse un pelo troppo appiccicosa per i miei gusti. Mentre ho amato queste altre due. Questa è la maschera viso lenitiva in cellulosa al fico d'India di Natura Equa. Era la prima volta che provavo una maschera con un supporto del genere. Loro usano appunto la cellulosa e 100% vegetale. Beh, ovviamente la cellulosa vegetale, non so se è il caso di specificarlo, e ha una consistenza proprio diversa dalle altre maschere, sembra una sorta quasi di tessuto misto tra la carta e il tessuto. Bella spiegazione, dovrete provarla per forza. E io ho scelto questa appunto perché va bene per pelli stressate, irritate, che hanno necessità di essere lenite, calmate. Lenite? Calmate, vabbè, avete capito. E mi è piaciuta veramente tantissimo perché ha proprio dato un senso di freschezza, mi ha sfiammato qualche brufoletto che avevo senza risultare troppo pesante o appiccicosa, quindi super promossa. Mentre nelle maschere, diciamo, più classiche, avevo già utilizzato una di, forse all'uva, boh, di questa linea che è la Bavi Pat, Bavi Fat. Io ho tagliato via la confezione, ma imita la forma di una bottiglia la confezione, e questa è quella all'avocado. E come quella all'uva, se non ricordo, mi sembrava all'uva, mi è piaciuta moltissimo. La maschera era imbevuta il giusto e ha lasciato la pelle bella idratata, bella compatta, tonica, però appunto non eccessivamente nutrita e non appiccicosa, anzi, bella, bella liscia. Quindi questa linea qui, che non so mai pronunciare, è una linea coreana, è super promossa, quindi penso che ne comprerò qualcun'altra. E basta, per questo video è tutto, questi erano i miei finiti di ottobre. Spero di avervi intrattenuto, di esservi stata utile in qualche modo. Se conoscete qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!